Albano inizia in sordina, poi alla grande. Guarda, una partita dall'inizio sappiamo che sarebbe andata così difficile, io personalmente ho iniziato un po' titubante, ma alla fine con la fiducia della squadra e dell'allenatore sono riuscito a fare il mio dovere in campo. Il migliore a Legnano. Guarda, fortunatamente ho fatto una gran prestazione, ma la cosa più importante è che la squadra ha vinto, abbiamo ottenuto un traguardo molto importante e sono più felice per quello che per il risultato personale. Guarda che pubblico. Guarda, quello che vogliamo noi, riuscire a portare più gente possibile al palazzetto. Grande Cerlandino! E allora? Tutti sempre con le tue bombe. Sì, no, contento, devo dare il mio contributo, abbiamo dato il mio contributo. Sono contento, abbiamo fatto una partita perfetta. Venivamo da una settimana difficile, dopo due partite di file, dopo la Coppa Italia, era dura trovare le motivazioni, ma ci siamo riusciti. Sì, vai, sì! Andiamo! E a Legnano, a Legnano. Sì, dopo le finali di Legnano abbiamo avuto un po' di stanchezza fisica, però abbiamo risposto alla grande. Peppanello, Chiara Stella va bene, ma sei stato annoverato tra i migliori a Legnano. A Legnano, grazie, grazie, non so che dire. Grazie. Comunque stai migliorando. Siamo stati tutti bravi, abbiamo fatto due partite ottime. Bravo! Soprattutto il coach è stato bravissimo. Bravo! Il presidente, tutti. Se facciamo un calcolo, Mossi è quello che ha giocato di più. Quindi? Dico, io penso che sia così. Non si può fare l'intervista con il mezzo. Non si può fare, ma non vedi. Mossi, ma come fai a tirare da tre punti? Alza la mano, poi stendo bene, io con la mia tecnica. No, a parte gli scherzi. È una giornata, boh. Questo pubblico comunque. Questo pubblico è sempre più numeroso. Sì, speriamo che aumenti ancora per i playoff. Forza Fortitudo! Le strategie di Franco Ciani alla fine fanno la differenza? No, direi che la qualità della squadra sicuramente fa la differenza, nel senso che, come accade sempre ormai costantemente in questo periodo, la continuità del ritmo che riusciamo a imporre prima o poi obbliga gli avversari a fare qualche errore, a staccarsi e poi venirci a recuperare i 15, 16 o 18 punti di vantaggio è un'operazione abbastanza complessa. Oggi abbiamo avuto secondo me un po' di disattenzioni sui tiri da tre, sul perimetro, sulle rotazioni rispetto ad altre occasioni, però è anche vero che Torresi e Bazzoli sono due straordinari tiratori che ci hanno castigato ogni volta che abbiamo commesso un errore, facendo 7 su 8 da 3 punti in 2, e quindi questo va scritto anche indubbiamente ai loro meriti. Siamo molto contenti perché segnare più di 90 punti alla miglior difesa del campionato significa che il nostro ritmo offensivo ha trovato una buona continuità e una buona intensità.